Sì, buongiorno a tutti, intanto grazie per la partecipazione. Questa conferenza stampa chiaramente è stata già convocata una settimana fa all'incirca, proprio alle porte praticamente del carnevale, perché la prossima settimana ci sarà già la prima giornata di sfilata, per annunciare ufficialmente chiaramente tutti i dettagli della manifestazione, sia dal punto di vista artistico che logistico. Prima chiaramente di introdurmi e anche consentire poi all'organizzatore di chiarire tutti i dettagli, voglio inevitabilmente fare una premessa rispetto a quello che è successo negli ultimi giorni. Mi riferisco chiaramente al cambio del sito della festa, che non si svolgerà nel centro storico come era inizialmente nelle nostre intenzioni, ma si svolgerà alla Perriera, nello specifico nell'area di via Allende. È notorio il fatto che questa amministrazione, sin da quando si è insediata, tra gli obiettivi aveva anche quello di riportare la festa del Carnevale di Sciacca, che non si svolge sostanzialmente dal 2020, quindi da 3 anni, e che era nelle nostre intenzioni far ripartire. Abbiamo da sempre detto che questa edizione doveva essere e dovrà essere un'edizione della ripartenza, che quindi dovrà servire intanto a far tornare il Carnevale di Sciacca nella mente di tutti e soprattutto a promuovere il Carnevale poi di febbraio del prossimo anno, che chiaramente tornerà nella sua data canonica, che non è quella di maggio sicuramente, ma è quella di febbraio. Quindi questa era ed è l'intenzione dell'amministrazione, cioè quella di far ripartire questa festa, che sappiamo tutti benissimo che nel 2020 ha avuto l'ultima praticamente edizione, e che poi a causa della pandemia, ma mi permetto di dire non solo, non si è più svolta per gli anni successivi. In questi mesi sono state praticamente messe in campo tante azioni per poter far ripartire questa festa. In primis chiaramente c'era da rimettere in campo tutte le associazioni che con grande maestria hanno sempre fatto parte integrante della festa, essendo i veri protagonisti, ossia i carristi, che dopo tutti questi anni chiaramente si sono ritrovati a dover ripartire in certi casi anche da zero, perché nel frattempo erano cambiate tante cose, quindi è stato complicato per tutti gli attori far ripartire questa festa, in primis devo dire per i carristi, che voglio ringraziare prima di tutti gli altri, perché ho riscontrato sin da subito nella classe dei carristi un vero entusiasmo. Mi permetto di dire che il peso più grande nell'organizzazione di questa festa ce l'hanno sempre i carristi, perché il Carnevale di Sciacca è fatto di carri allegorici. Senza i carri allegorici non esiste il Carnevale di Sciacca, e quindi la vera essenza del Carnevale sono i carristi. E quindi per questo io li voglio ringraziare per tutto il lavoro che hanno fatto e per essersi messi ancora una volta in gioco. E sicuramente insieme a loro si costruirà un futuro di questo Carnevale che, come ho sempre detto, deve avere un assetto che deve renderlo stabile negli anni. Quello che ha caratterizzato il Carnevale di Sciacca spesso è stato anche il fatto che si è dato sempre per scontato che alla fine i carristi c'erano sempre. In realtà io penso invece che i carristi vadano rispettati, bisogna metterli nelle condizioni chiaramente di fare le loro opere non avendo altri pensieri, altre preoccupazioni. Questo è quello che in questi mesi abbiamo fatto, rimettere in piedi la classe dei carristi, ma anche rimettere in piedi una festa che dal punto di vista logistico aveva tanto da risolvere, perché quello che è successo nel 2020 con l'evento pandemico che ha completamente per qualche anno bloccato tutta una serie di manifestazioni, in realtà si è inserito anche in un contesto in cui nel Carnevale di Sciacca chiaramente c'era stata una brusca interruzione.
Abbiamo avuto in questi mesi tante interlocuzioni anche con gli organi competenti per organizzare al meglio questa festa. Interlocuzioni che chiaramente si sono intercorse in tutti questi, in tutte queste settimane, in tutti questi mesi e che hanno portato fino ad oggi. È chiaro a tutti il fatto che l'amministrazione nelle sue intenzioni aveva non soltanto di riportare il carnevale di Sciacca, ma anche di farlo in centro storico. Questo non è un mistero, non è stato un mistero, e quindi lo voglio ribadire. E per questo sono stati approntati tanti correttivi alla manifestazione per poter far sì che si potesse svolgere all'interno del centro storico anche con le misure di sicurezza opportune. Durante tutti questi mesi chiaramente si sono apportati questi miglioramenti che poi in tanti casi ho detto non sono soltanto non hanno soltanto riguardato la sicurezza ma anche la fruibilità e la fruizione della festa che quest'anno avrà degli orari diversi rispetto a quelli del passato, ossia inizierà prima e finirà anche prima, in modo da dare praticamente alle famiglie che verranno a visitare il carnevale di Sciacca, ma dico anche alle famiglie poi di Sciacca, la possibilità di fruirne in orari anche più consoni e più comodi per chi ha una famiglia. E la volontà è stata da subito quella di proiettare questa festa più dal punto di vista anche turistico e quindi avere la possibilità di accogliere più persone possibili che, se ricordiamo bene, insomma, una delle cose che ci siamo sempre detti un po' tutti sul carnevale è che a volte la domenica le persone che venivano da fuori, soprattutto chi faceva un po' di strada, magari veniva alle 11:30, mezzogiorno, poi alle 18 iniziava già ad andare via e possibilmente aveva visto poche ore di sfilata se non qualche frangente. Ecco, l'obiettivo anche nella rimodulazione degli orari è stato sin da subito questo. Quello che succede poi è che durante tutte queste interlocuzioni chiaramente sono siamo arrivati ai giorni scorsi dove sono state riscontrate delle difficoltà insormontabili per poter svolgere la festa nel centro storico con il tradizionale percorso e con la tradizionale sfilata. Difficoltà che in tanti casi durante questi mesi avevamo affrontato, abbiamo affrontato, ma che soluzione dopo soluzione e correttivo dopo correttivo hanno praticamente portato la festa ad essere così snaturata dal punto di vista della nostra essenza da, per quanto mi riguarda, non potersi più definire il carnevale di Sciacca se avessimo dovuto ottemperare a tutte queste prescrizioni e a fare comunque il carnevale di Sciacca in centro storico. Io credo che il carnevale di Sciacca è fatto di tante componenti. Una delle peculiarità del carnevale di Sciacca è il fatto che c'è un carro allegorico che spiega il soggetto, c'è un gruppo mascherato che sta alla base del carro che raffigura l'allegoria del carro e dà un copione allegorico che va a spiegare poi durante la recita quello che con quel carro si vuole esprimere. Tutto questo chiaramente è legato, sicuramente è stato legato al centro storico e ad un determinato percorso che nella misura in cui non si può più realizzare in quella maniera e quindi venire meno anche sostanzialmente la sfilata, perché le difficoltà che si sono riscontrate negli ultimi tempi chiaramente pregiudicavano anche la sfilata. Per questo motivo abbiamo deciso di tutelare la festa, garantire la festa, spostarla in un sito che poteva rispondere a tutte queste esigenze e che sicuramente garantirà l'essenza della festa dal punto di vista della sfilata, dei gruppi mascherati, dei carri allegorici e dei copioni allegorici che si svolgeranno sul palco che sarà chiaramente allestito.
Questo è quello che posso insomma tranquillamente dire, e che mi permette di dire una cosa, che spesso quando si ricoprono ruoli di responsabilità bisogna anche a un certo punto assumere delle decisioni, perché la peggiore decisione che si può assumere è quella di non decidere. In questo frangente dove ci siamo ritrovati, nonostante le misure che erano state apportate a non poter effettivamente garantire quello che ci è stato chiesto, l'unica soluzione per garantire la festa era quella di farla gravitare in un altro sito, che è quello che ho appena detto, e garantire quindi la festa. Una cosa è certa, che il 2020 non è stato l'ultimo anno del Carnevale di Sciacca, ci sarà una ripartenza del Carnevale di Sciacca, questo è sempre stato il nostro obiettivo, quello di farlo ripartire, e il Carnevale di Sciacca ripartirà. Tutti insieme come comunità dobbiamo adesso, a mio modo di vedere, dargli una stabilità, perché il Carnevale di Sciacca, rispetto ad altri carnevali che hanno un'organizzazione più assestata nel tempo, oggi per crescere ha bisogno veramente di un grande sviluppo dal punto di vista proprio organizzativo, imprenditoriale, e che quindi faccia gravitare questa festa non soltanto sull'aspetto tradizionale popolare, ma anche sull'aspetto turistico. E sicuramente io voglio dire una cosa, perché non mi sottraggo mai chiaramente alle istanze che vengono portate da chiunque diciamo le voglia portare. È inutile dire che il Carnevale di Sciacca in centro storico ha un fascino particolare, diversamente non avremmo fatto di tutto fino ad ora per poter garantirlo nel centro storico. Ha un fascino particolare perché i carri che passano dai palazzi storici è un unicum sostanzialmente rispetto a tanti altri. Credo però anche che questa edizione del Carnevale fatta in quest'altro sito può mettere, e questo è un dato oggettivo, in risalto cose che nel centro storico si potevano fare meno. Mi riferisco chiaramente ai movimenti dei carri allegorici, che potranno essere visibili in tutti i punti del percorso, e mi riferisco al fatto che chiaramente sarà garantita una regolare sfilata, cosa che nel centro storico era diventato praticamente molto complicato, se non impossibile, realizzare. Io mi riservo di intervenire anche in una fase successiva, do invece la parola al dottor Alessi, introducendo però l'aspetto vero del Carnevale, che è appunto l'aspetto artistico. Probabilmente in questi anni ce l'eravamo anche dimenticato il Carnevale, cos'era stato, anche perché sono stati anni in cui realisticamente siamo stati impegnati a combattere un nemico invisibile che sicuramente ha fatto venire in secondo piano tutto il resto, sicuramente anche il Carnevale, che è pur sempre una festa. Però io sono convinto che questa festa veramente mette in scena una vera essenza del popolo, perché mette in scena tutto quello che questo popolo può dare. In quattro giorni ognuno diventa quello che non è nel resto dei giorni, e dà sfogo alle proprie passioni e ai propri anche sentimenti. Io voglio dare veramente un grande in bocca al lupo a tutte le maestranze, che ancora una volta voglio ringraziare per la forza che hanno messo in campo e per quanto mi hanno aiutato a rimettere in piedi questa festa. Ricordo che nel 2020 molti dicevano che il Carnevale non sarebbe più ritornato, soprattutto dopo questo stop legato alla pandemia. Io invece oggi sono contento non di averlo riportato, ma sono contento che lo abbiamo riportato a vivere, e sono convinto che ha grandi margini di crescita, perché in queste settimane sono stato chiaramente a contatto con le maestranze, ho visto tantissimi giovani impegnati nella costruzione dei carri allegorici, ho visto veramente tantissime nuove leve, e credo che se tutti insieme ci occupiamo di questa festa, soprattutto dal punto di vista logistico,
possiamo realmente dare una mano a chi dal punto di vista artistico non ha nulla da invidiare a nessuno. E il Carnevale di Sciacca ha tantissimi occhi puntati addosso anche da chi dal punto di vista organizzativo è molto più rinomato di noi. Ma vi assicuro che i carristi di Sciacca sono ricercati, e molti di voi lo sanno già, in tantissimi altri carnevali, proprio per la loro maestria. Ecco, noi ce li abbiamo a Sciacca, ce li teniamo stretti e dobbiamo invece dare tutte le rassicurazioni del caso affinché questa festa si faccia ogni anno, abbia una stabilità e a poco costi sempre meno al comune e possa avere invece una visione imprenditoriale che inevitabilmente diventa anche una visione turistica. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuto a questa conferenza stampa. Noi oggi vogliamo ribadire un concetto importante, che è quello che il Carnevale di Sciacca ritorna a essere protagonista in questi giorni della città di Sciacca. È una cosa importante perché dopo 2 anni, come diceva il sindaco, la città di Sciacca ritorna ad avere un'importante manifestazione che si coinvolge un po' tutta la città, dalle maestrante, che ringrazio anch'io perché ho avuto modo di incontrarli in queste serate, e la cosa che mi ha più colpito è l'entusiasmo e la voglia che hanno queste maestranze per poter mettersi in questi, per realizzare questi meravigliosi carri che sono conosciuti in tutta Italia, voglio dire. Il Carnevale di Sciacca oggi è una realtà importante che non bisogna, dobbiamo dare merito e atto al sindaco, bisogna oggi essere tutti compatti, tutti uniti affinché questa manifestazione ritorni ad avere lo splendore degli anni passati, e chiaramente tra le piccole difficoltà e le grandi difficoltà tutti insieme dobbiamo essere protagonisti appunto di questa rinascita. Io è la prima volta che mi accingo a organizzare un canale, anche se l'ho trovato spettatore diverse volte, ma è la prima volta che mi accingo a organizzare questa maestosa, voglio dire, perché l'organizzazione non è una cosa semplice, è un'organizzazione importante, e per questo ho voluto anche circondarmi di persone capaci, persone che hanno già avuto esperienza nell'organizzazione di questa manifestazione, che ringrazio. E voglio ringraziare il sindaco per il grande aiuto e l'apporto che ci sta dando in questa esperienza. Chiaramente stiamo rivedendo un po' tutte quelle che erano le situazioni organizzative, in quanto questo repentino cambio di luogo ci sta portando a lavorare anche notte e giorno per poter farci trovare pronti per l'inizio della manifestazione. E di questo voglio ringraziare anche tutti quelli che gli operatori dell'amministrazione, gli operatori delle forze dell'ordine, tutti quelli che si stanno accanto a noi in questo momento per far sì appunto che questa manifestazione ritorni ad avere lo splendore di sempre. Oggi io volevo rafforzare l'idea che il Carnevale di Sciacca si farà e si farà con una grande organizzazione rispetto a quella che si era preventivata qui nel centro storico. L'aspetto organizzativo e tecnico e artistico non verrà mutato assolutamente, quindi ci sarà tutto quello che in questi giorni abbiamo pubblicizzato sia sui social ma anche tramite gli spot, tramite la comunicazione, verrà confermato anche nel sito nuovo della Perriera. E devo dire che noi abbiamo lavorato tanto sulla comunicazione di questo carnevale, perché abbiamo messo in campo una campagna di comunicazione molto importante. Noi abbiamo, per citare alcuni mezzi di comunicazione che abbiamo messo in campo, ad esempio abbiamo affisso oltre 70 poster, mega poster giganti in tutta la Sicilia, abbiamo interessato delle televisioni regionali, delle televisioni provinciali, abbiamo fatto un grandissimo lavoro sui social, abbiamo messo in giro per la Sicilia diversi poster bus, che sono le vele, quelle con i poster giganti che girano già da un mese in tutta la Sicilia. Quindi questo perché ci aspettiamo che questo carnevale, che come diceva il sindaco è una edizione straordinaria, visto che è stato destagionalizzato per quest'anno, possa essere portata a conoscenza di tutta la regione siciliana e appunto possa portare più gente possibile al carnevale, perché
il carnevale chiaramente è dei seccenzi, ma è anche di chi viene da fuori, dai turisti, da tutti i visitatori che vengono a vederlo qui. Come dicevo poco fa, l'impianto artistico di questo carnevale non è stato assolutamente modificato, quindi ci saranno, oltre chiaramente i carristi e l'associazione che sono i protagonisti di questo carnevale, e anche i ballerini, quelli che faranno appunto le esibizioni con i carri. E noi abbiamo voluto portare una piccola novità rispetto agli anni passati, chiamando a affiancare sul palco, nel momento in cui ci saranno le esibizioni, che saranno presentate da dei bravissimi artisti e presentatori locali, quali Roberta Mandalà e Giovanni Bilello, ma ci saranno anche degli artisti a livello nazionale, che sono Sasa Salvaggio, che sarà presente tutte le serate appunto a presentare questa manifestazione, e sarà affiancato ogni sera da delle soubrette di livello nazionale, quale Emanuele Arcuri, ci sarà Matin del Brandi, ci sarà Stefano Orlando e l'altro che Rettondini. Rettondini. Quindi questa è la parte per quanto riguarda il discorso artistico. Però io oggi voglio ringraziare, e ho presentato e ho dato un po' a tutte nelle cappette, ho voluto mettere l'organigramma di questa manifestazione, l'organigramma delle persone che stanno mettendo veramente la faccia, il cuore, l'anima, non guardando orari, non guardando problemi, mettendosi a pieno titolo in tutta l'organizzazione di questa manifestazione. E avete all'interno delle carpette un organigramma, io le voglio citare uno per uno, sindaco, perché sono quelle persone che veramente ci stanno mettendo l'anima, specialmente anche in questo momento che c'è stata questa variazione di programma, e quindi tu capisci che ci saranno, e voi capite che in una settimana dobbiamo rivedere un po' tutte quelle che sono il lavoro fatto in questo mese, e quindi dobbiamo rivedere un po' tutto questo discorso. Voglio dire, li voglio nominare, sindaco, uno a uno, però prima di nominare loro io voglio ringraziare anche gli operatori dell'amministrazione comunale, che ho visto che si stanno, come dire, mettendo a disposizione, non guardando orario, non guardando nessuno. Ieri pioveva e vedevo le maestranze del comune montare il palco mentre sotto la pioggia. Questo significa che veramente questa città è attaccata al carnevale, questa città è attaccata a questa manifestazione che la sentono veramente con grande affetto. Quindi le persone oggi io le voglio un pochettino nominare, perché è importante, perché magari lavorano dietro le quinte e non sono mai messi magari a avere il riconoscimento che se a mio modo di vedere meritano di avere. E mi riferisco a Calogero Di Leo, che sarà il nostro direttore di progetto, al nostro direttore artistico che è Pippo Graffeo, al direttore delle sfilate che è Calogero Termine, al direttore del palco che è la signora Angela Friscia, il direttore di produzione sarà Mario Pardo, l'accounting è Anna Vidone, responsabile della promozione e comunicazione sarà io con la mia società, responsabile dell'ufficio stampa, lo conoscete tutti, è Stelio Zaccaria, responsabile delle aree del street food village sarà Cristian Licata, il responsabile con i rapporti con l'associazione dei carristi, che è un ruolo importantissimo in questa organizzazione del carnevale, Calogero Termine. La logistica se ne occuperà Salvatore Messina, della sicurezza l'ingegnere interrante e il geometra Bongiovì, il responsabile social è Aurora Russo, la regia di tutti gli spettacoli verrà affidata a Marco Savatteri, la segreteria sarà curata da Ilaria Bruno, è stata curata da Ilaria Bruno e da Francesca Gallo, la regia audio e luci sarà affidata a Giuseppe Corona, l'assistente di produzione Peppe Randazzo, poi ci sono il responsabile amministrativo, che è Marco Alessi, il responsabile per tutte le biglietterie Denny Scifo, e poi saranno i presentatori della serata saranno Sasa Salvaggio, Roberta Mandalà come diceva prima, Giovanni Bilello, e gli ospiti Francesca Rettondini, Matilde Brandi, Stefano Orlando e Emanuele Arcuri. Questo è, come dire, sono le persone dell'organigramma dell'organizzazione di questo importante evento. Quindi io voglio dire, stiamo lavorando affinché questo carnevale possa essere, ritornare ad avere lo splendore degli anni passati, speriamo di riuscirci, quindi vi ringrazio anche la stampa che ci sta supportando anche con le interviste, con gli spot pubblicitari, ringrazio tutti e ho finito. Va bene,
Se siamo d'accordo, però vorrei un elenco, cioè fare ordini. Quindi ti scrivo Giuseppe Fantano con la prima domanda, gli altri per favore, se possono, si iscrivono pure. Vai Giuseppe. Vorrei sapere dal sindaco se è stata valutata, visto che se ne era parlato nei giorni scorsi, la possibilità di un'edizione diversa del carnevale, cioè quella che è stata definita come statica, prevedendo i carri allegorici nel centro storico posizionati in determinati punti e lo spettacolo e la sfilata dei soli gruppi mascherati. Se quindi le prescrizioni che vi sono state date consentivano lo svolgimento della festa con queste modalità e invece è stata fatta una scelta diversa, cioè quella di presentare tutte le componenti del carnevale trasferendolo però in contrada per dire. Sì. Allora diciamo che sulla base delle esigenze che c'erano dal punto di vista della sicurezza, questa poteva essere un'ipotesi percorribile sicuramente, ma come ho detto in precedenza, questa sarebbe stata un'ipotesi che avrebbe completamente snaturato e smembrato l'essenza del carnevale di Sciacca. Il carnevale di Sciacca sono i carri in movimento, con le sfilate, cioè un gruppo mascherato senza il carro non ha significato a mio modo di vedere, perché è tutto nella sua interezza che rappresenta il carnevale di Sciacca. Quindi un'ipotesi del genere poteva essere percorribile, ma significava snaturare, smembrare il carnevale di Sciacca, perché il carnevale di Sciacca era fatto ed è fatto fino ad ora dal centro storico e dai carri in movimento con i gruppi mascherati. Smembrarlo di queste componenti significava praticamente non organizzare il carnevale di Sciacca, ma organizzare un'altra cosa. Grazie. Allora, il collega di Fatti ha detto. Io ho una domanda che altro credo sia una curiosità anche per i cittadini. Io ricordo che nel 2020, quando successe il tocco del triste episodio, l'allora ispettore Pipitone, che si occupò della vicenda, io ebbi modo di parlare di Pipitone e mi disse che il carnevale in centro storico non si sarebbe più fatto, lui avrebbe fatto un verbale che avrebbe completamente messo in condizione chi veniva dopo di lui di non farlo più. La mia domanda è questa: si è perso 4-5 mesi in organizzazione, ma veramente voi avendo l'interlocuzione con la questura, questo parlo io a vantaggio anche dell'organizzazione che purtroppo si ritrova a una settimana dall'avvio del carnevale dover rimodulare tutto ciò che avevano costruito. Veramente voi in 4-5 mesi non avete capito che la questura comunque avrebbe messo dei paletti talmente grossi da impedirvi di fare il carnevale del centro storico? Intanto io chiaramente non mi occupo di atti processuali e quindi non rispetto a quello che avete detto, chiaramente non sono a conoscenza di quello che ha scritto. Quello che posso dire sicuramente è che questa amministrazione ha fatto di tutto e di più per organizzare il carnevale in centro storico e per mantenere la tradizionale sfilata nel centro storico, apportando notevoli correttivi. E sappiamo benissimo però che il carnevale di Sciacca, oltre ad avere uno spettacolo itinerante e quindi dinamico, ha anche un'organizzazione dinamica. L'organizzazione del carnevale, per chi lo ha fatto lo sa, è un'organizzazione che si stratifica nei mesi. Noi nei mesi abbiamo in alcuni casi risolto, in altri casi devo dire adesso provato a risolvere tantissime criticità. Poi alla fine di tutto questo percorso si sono riscontrate delle difficoltà così insormontabili che snaturarlo sarebbe stato un delitto, secondo me, imperdonabile, proprio per le cose che ho detto prima. Ma io rispetto alla domanda che avete fatto, credo invece che in tutti questi mesi il carnevale di Sciacca avrebbe potuto anche essere organizzato nel centro storico, altrimenti non avremmo continuato. È chiaro che poi di fronte a un'evidenza che tutte le soluzioni delle criticità avrebbero portato ad oggi a fare un'altra cosa, ci hanno spinto a fare altro. Ma questo ci tengo anche a dirlo nel rispetto chiaramente del lavoro di tutti, perché noi qua c'è l'organizzatore che fa l'organizzatore, c'è il sindaco che chiaramente è un attore politico e amministrativo, ma poi ci sono anche organi competenti che fanno il loro lavoro e va rispettato. Il collega Nino Corrello.
Quindi se volevamo sapere almeno se sono considerate proprio dei cittadini, quali sono state queste difficoltà insormontabili? Cioè in sostanza questa riduzione della festa in maniera come rappresentata il sindaco, cosa voleva la questura di Caressa? Cioè dare un pochino nome e cognome, quali sono state queste limitazioni, perché non si è potuto fare? Sì, ci sono state delle difficoltà insormontabili, quali rispetto al passato, e poi quale sarà il nuovo percorso che si farà? Allora, con riguardo al nuovo percorso, il nuovo percorso riguarderà praticamente tutto il tratto di via Allende, si chiuderà l'anello in corrispondenza dello spartitraffico praticamente, e quindi come in sostanza succede a Viareggio, per chi c'è stato mi può capire, ci sarà un anello che farà girare i carri all'interno di questo percorso. No, sarà tutta in via Allende, chiaramente anche comprensiva del Museo del Carnevale, ma sarà in via Allende. Invece quale sarebbe stato il centro storico ridotto, come e perché? Rispetto a questo io mi permetto insomma di lasciare anche un riserbo rispetto al tavolo che c'è. Quello però che è emerso, e dico non ci sono problemi insomma a dire, è che c'erano dei problemi legati ad alcune criticità, legate al carcere, che sappiamo tutti che c'era questa difficoltà a passare davanti all'istituto penitenziario, poi c'è una criticità riguardante alcuni tratti stradali che non potevano praticamente essere percorsi contemporaneamente sia dalle persone che dai carri, e in alcuni casi non ci dovevano essere le persone a prescindere. C'erano delle criticità legate soprattutto alla vigilanza antincendio, ma in realtà non soltanto alla vigilanza antincendio, ma ai mezzi di soccorso in genere. E criticità legate a quel percorso, che avrebbe comportato una sfilata brevissima. Quindi da Viale della Vittoria a Piazza Scandagliato, scusate, per capire, si sarebbe potuto fare? No, non si sarebbe potuto fare. Senza passare dal carcere? No, non si sarebbe potuto. Non si sarebbe potuto fare, no. No. Per essere molto più chiaro, o una brevissimissima sfilata o i carri fermi. Questa era l'alternativa. Filippo Cardinale. Quello che volevo sapere se la situazione è già stata anticipata, però vorrei capire meglio una roba del suo ricordo pubblico, scusa, anche perché c'è un ballo di tempo che mi lascia grandi sospetti, nel senso che o la questura è stata finta, perché dopo un ballo tra la conservazione della pubblicità, cioè lo svolgimento del carnevale dei territori, è passato molto tempo, molto. Quindi c'era un bando pubblico che parlava esattamente di tentazioni, e c'era una questura che è intervenuta successivamente con un tempo molto abbondante, mettendo in difficoltà l'amministrazione, mettendo in difficoltà l'organizzazione, che aveva già un'idea diversa di partecipazione rispetto a quello che è successo, e capire anche se la stesura del bando non sia stata affrettata, o meglio sia stata privata da una consultazione alla pari seria con la questura. Ma che cosa è successo? Non voglio dare responsabilità. Io evidenzio semplicemente che c'è stato un lasso di tempo molto esteso rispetto poi alla decisione finale che hanno sconvolto lo svolgimento tradizionale della festa. Sì. Allora, diciamo che se in questi tre anni non si è svolto il carnevale, sicuramente da un certo punto di vista c'è un fattore legato alla pandemia, ma secondo me anche c'è un fattore legato al fatto che si avevano delle difficoltà oggettive ad organizzarlo. Questa amministrazione sin da subito si è dedicata a questa cosa, tra le altre cose, e ha portato dei correttivi. Poi, come ho già detto prima, l'organizzazione del carnevale è un'organizzazione dinamica. Alla prova poi dei fatti sono emerse delle criticità che non si potevano risolvere sostanzialmente sulla base di quello che è stato l'esigenza in termini di sicurezza.
Rispetto a questo però mi voglio chiarire un punto, che gli organi competenti, tutti quelli che sono interessati dell'organizzazione delle manifestazioni, non sono uno contro l'altro, ma sono tutti per una stessa cosa. Gli stessi organi competenti hanno fatto di tutto per consentirci di fare il carnevale in centro storico. Non è che c'è stato un ostacolo rispetto a questo. Poi però, durante tutta l'organizzazione, sono emerse delle criticità che realisticamente non si potevano praticamente sormontare. Giuseppe Re, quali sono, se ci sono, eventuali paletti che le autorità di pubblica sicurezza vi hanno imposto, vi stanno imponendo per il quartiere Perdera? In quello stesso luogo anni fa c'è stata una gara di kart che a un certo punto non si è più fatta perché c'erano problemi di sicurezza. Cioè, alla Perdera non ci sono problemi, o ci saranno delle prescrizioni, o ci sono state delle prescrizioni anche lì? Quali sono i requisiti che dovete rispettare? Guarda, ci faranno delle prescrizioni, sicuramente sono delle prescrizioni che si possono risolvere. Quindi noi siamo tranquilli. Voi avete scelto Perdera dopo aver parlato con loro? Ma... noi abbiamo scelto Perdera perché è un luogo più adatto rispetto a quello che era, che sono, che, come dire, le criticità che abbiamo riscontrato in centro storico, da quelle in quel sito non ci sono. Quindi per noi quel sito è molto più sicuro, per noi e penso anche per la Commissione, è più sicuro rispetto al, cioè, al circuito del centro storico. Rispetto al kart, chiaramente sono due manifestazioni diverse e quindi di diversa natura, ma in ogni chiaramente caso, se ci faranno delle prescrizioni, faranno delle prescrizioni risolvibili. Quindi anche in questo caso ci sarà un piano di sicurezza che deve certo. Chiaramente, via libera ancora. Chiaramente. No, vabbè, insomma, il piano di sicurezza rispetto, ripeto, a quello fatto il piano del centro storico, è un piano di sicurezza molto più aderente alle esigenze. Quindi. Ok. Massimo D'Antoni. Sì, molte domande hanno anticipato quelle che volevo fare io, però oggi, al di là dell'aspetto nostalgico, di dire che il carnevale centro storico ha un altro sapore rispetto al carnevale del centro storico, il problema concreto che il sindaco si è posto alla questione che riguarda le attività commerciali che si erano approvvigionate per approfittare, quindi con rispetto del periodo della festa, per incrementare il proprio volume d'affare. Rispetto a questa cosa, che cosa si sente di dire, anche in ordine al fatto che abbiamo già visto che ne sta scaturendo una polemica politica che sicuramente i suoi avversari politici di Sciacca cercheranno di cavalcare? Rispetto a questo, intanto posso già dire che alcuni hanno collocheranno praticamente la loro attività lungo gli stand che saranno nell'area commerciale, già l'hanno, diciamo, sostanzialmente definito con la società. Tutti chiaramente avranno la possibilità di confrontarsi intanto con me, ma credo anche con la società, per cercare di aiutarli in qualsiasi maniera. È chiaro che c'è vicinanza massima a tutti, tutte le attività del centro storico. Del resto, dico, anche a febbraio, quando non si è fatta l'edizione classica, comunque si è garantita un'edizione limitata, non solo perché non si voleva lasciar passare senza traccia quella data, ma anche per dare un po' di sfogo alle attività. Sicuramente non è volontà nostra quella di mortificare le attività, però quello che è successo ha comportato un'assunzione di una decisione che inevitabilmente andava presa in un senso o nell'altro. Chi amministra qualsiasi tipo di ente deve assumere delle decisioni. Delle decisioni sono state assunte. Giovanna Renzi. Sì, la mia domanda è sempre per il sindaco. Lei ha parlato di decisione obbligata, insomma, di una scelta. Dal nostro punto di vista. Purtroppo dettata, insomma, dalla situazione che si era venuta a creare. In questi mesi abbiamo visto impegnati in Palatina, dove la festa, facendo un po' di sana autocritica. Non pensa di aver gestito male qualcosa? E se pensa in futuro di mantenere la delega allo spettacolo in una città come Sciacca, comunque impegna tantissimo il sindaco, se pensa in futuro di rimodulare l'istante dell'organizzazione del prossimo carnevale?
Guardi, io penso che tutti possano fare degli errori, ma in questo caso non ritengo che ci siano degli errori dal punto di vista delle valutazioni. Semplicemente per 3 anni questa festa non è stata organizzata, oggi c'è questa festa. Tutto quello che c'è in mezzo è una miriade di problemi, una miriade di cose da risolvere, una miriade di cose da affrontare, che sono state affrontate e che oggi hanno portato questa festa a celebrarsi, perché il Carnevale di Sciacca si farà. Chiaramente non si farà nel centro storico come noi immaginavamo, ma il Carnevale di Sciacca si farà. Io nel 2020 ricordavo persone che dicevano che il Carnevale di Sciacca non si sarebbe più fatto e oggi invece il Carnevale di Sciacca esiste. Questa in realtà in realtà tra le deleghe c'è la delega al Carnevale, questa è proprio una delega al Carnevale che ho trattenuto per me, e perché comunque mi ritengo un conoscitore di questa festa per tantissimi aspetti e ho voluto mantenere per me questa delega per fare ripartire questa festa. L'obiettivo era fare ripartire questa festa sta ripartendo e non so in quanti credevano che sarebbe ripartita. Giuseppe Fandano chiede un appendice alla tua domanda. Sì, se è possibile io lo saprei, sulla base delle prescrizioni che vi sono state date e quindi che voi adesso conoscete benissimo e avete chiaramente, il sindaco in particolare, una conoscenza della città, del Carnevale, ma voi ritenete che dalla prossima edizione sia possibile riportare il Carnevale in centro storico o, visto che comunque le strade sono sempre quelle, la grandezza dei carri potrà mutare, quella del trasferimento alla perdita potrebbe essere una scelta definitiva? Guardi, io non sono il tipo di persona a cui piace girare attorno alle cose, quindi dico, stante la situazione che ci è stata rappresentata, mi pare evidente che una sfilata corposa con gruppi mascherati al seguito dei carri e con persone che seguono la manifestazione in tutti i tratti del centro storico, mi pare chiaro che non si può fare, altrimenti l'avremmo fatta quest'anno. Quindi credo proprio che il Carnevale come l'abbiamo conosciuto ha avuto, diciamo, uno stop nel 2020 e non può riprendere in quei termini. Quindi, per quanto ci riguarda, siccome riteniamo che vada preservata l'essenza del Carnevale, che sono le sfilate e tutto quello che ne consegue, bisogna dare una nuova vita al Carnevale. Ma se vogliamo bene a questa festa, diversamente possiamo anche decidere che se non si fa in centro non si deve più fare, ma non è la mia posizione, perché ritengo invece che dobbiamo avere il coraggio di riformularla, perché questo è un patrimonio che abbiamo. Il patrimonio che abbiamo è il lato artistico. A febbraio non è stato fatto il Carnevale a Sciacca, ci sono stati carristi di Sciacca che sono andati a Viareggio, che è il Carnevale più rinomato d'Italia. Io questo patrimonio non lo perdo e invece sono disposto a rimettere in gioco tutta l'organizzazione del Carnevale per poterlo organizzare ancora meglio nel 2024, perché chiaramente adesso abbiamo spostato il sito in una settimana, ma ancora meglio nel 2024 per dargli una nuova vita e una nuova linfa. Secondo me la comunità di Sciacca, al netto del fatto che tutti siamo consapevoli che il Carnevale in centro storico è una cosa obiettivamente impressionante, bellissima, ma dobbiamo avere il coraggio di guardare adesso oltre, perché se la soluzione è piangersi addosso, io non sono di questa soluzione. La mia soluzione è sempre andare avanti, affrontare i problemi, affrontare soluzioni, perché siamo stati eletti per questo, ma oltre a questo io credo che questo lo debba fare tutta la città, tutta la comunità e tutte le forze politiche che si avvicenderanno in ogni caso poi nell'amministrazione della città un domani, perché il Carnevale di Sciacca non è di chi lo organizza periodicamente. Questo è stato a volte anche un problema del Carnevale di Sciacca, che a volte si ritiene che questa festa sia di proprietà. Il Carnevale di Sciacca è della comunità di Sciacca, quindi dobbiamo preservarlo insieme tutti, e per preservarlo non possiamo perdere il patrimonio più grande che abbiamo, che è l'aspetto artistico, le nostre maestrie, i nostri carristi che vanno assecondati. Cristian Romanzelli, risoluto. Per quanto riguarda i residenti della contrada Bandiera, che hanno acquistato il biglietto d'ingresso e che semplicemente fanno parte della zona rossa del percorso, come si gestirà questa
Ma chiaramente stiamo rivedendo un attimo la zona rossa della Perriera, quindi nelle prossime ore avremo le planimetrie e tutto il percorso, e quindi la zona rossa, chiaramente chi fa parte del percorso gli verrà rimborsato il biglietto, se ha già fatto il biglietto. Chiaro. Sì, però a proposito di prescrizioni, sappiamo che c'è stato un problema anche con i carrelloni, nel quale è stato anche tutto questo. Questa questione dei carrelloni è stata oggetto di confronto, c'è una soluzione che è stata individuata da parte della Forza dell'Ordine? Questa diciamo che non è una cosa che riguarda il tavolo che si è riunito per la festa, non è una questione che riguarda la Commissione Pubblici Spettacoli, è una questione che l'amministrazione insieme all'organizzazione diciamo sta risolvendo. Abbiamo finito, grazie a tutti, arrivederci e buon carnevale.